skincare e make-up routine. Lo so, fatta da me è un po' strana perché non sono un'esperta di skincare e make-up, però sono una ragazza che si lava la faccia, scioccante, e ogni tanto si trucca, o meno sto cercando almeno di sistemarmi ogni mattina, nonostante poi sto in casa, quindi ho pensato di farvi vedere la mia molto semplice e facilmente replicabile skincare routine. E soprattutto anche in questo periodo per me è molto importante sistemarmi la mattina, truccarmi. Non faccio un trucco esagerato, faccio un trucco da giorno, tanto che tutti pensano che io sia sempre struccata, quindi mi fa capire che. Però penso che dedicarsi quel pochino di tempo la mattina per sistemarsi sia molto importante proprio a livello mentale. Allora, ogni sera prima di andare a letto mi strucco con il latte detergente, mi metto il tonico, mi metto la crema. La mattina non cambia molto, a parte la parte di struccarmi, quindi mi sciacquo il viso e mi asciugo tamponando. Ho imparato che non bisogna strofinare, soprattutto intorno agli occhi. Se no si va a irritare, già io sono molto propensa perché ho la pelle molto sensibile e divento subito subito rossa. Sciacquato. La mattina metto solo il tonico, io ho questo che è di Douglas e utilizzo questi dischetti che non sono dischetti di cotone che si buttano nel secco, quindi abbastanza inquinanti, ma sono dischetti di cotone riciclabili. Sono del brand Lamazuna, che è questo qua. E li sto provando ora per la prima volta, sono completamente diversi rispetto ai dischetti di cotone, funzionano né non molto meglio, però fanno bene all'ambiente, quindi assolutamente i pro bilanciano i contro. Si lavano in lavatrice a 40 gradi, però io in realtà, a parte che in un sacchettino ne vendono un sacco. Io in realtà ogni volta che lo utilizzo poi lo passo sotto l'acqua, lo sciacquo e lo metto al termo così che non si rovina. Quindi mi sto impegnando a portare tutto anche sul collo, perché è parte del viso ed è una cosa che dimentico sempre, figurati, che ci pensavo mai al collo. Ok. Io ho sempre avuto una pelle abbastanza pulita e non ho mai avuto particolari brufoli, però posso essere sincera, a me i brufoli vengono quando mi impegno molto nella mia skincare routine, quindi più cerco di tenere la mia pelle pulita, faccio questi procedimenti che ve lo assicuro mi sto impegnando molto in questo periodo a farlo, perché io con la cura della pelle faccio veramente schifo e non è una cosa positiva, perché va bene, da giovane ero lì che dicevo io già tanto se mi strucco la sera brava scema, adesso incomincio un pochino a vedere, non dico invecchiare perché comunque non, cioè, sono ancora giovane, però ammetto che qua vedo queste righe d'espressione perché poi ho una pelle molto sottile e come vedete, vabbè, io qua su ho le tip, cioè queste qua che non sopporto e purtroppo sono un mio grandissimo, non dico punto debole, cioè un pochino me ne vergogno, infatti se notate molti video io vengo sempre così per non farle vedere, anche perché poi c'è gente che commenta e fa io guardavo soltanto le sue rughe, io lo so. Mi dispiace, ma sono fatta così. Quindi ho tantissime rughe d'espressione sulla fronte che ancora, però io queste qua a lato del viso incomincio a notarle troppo e mi danno fastidio. Quindi adesso ho iniziato a fare tutti questi trattamenti, solo che a fare tutti questi trattamenti e tenere la pelle super pulita mi stanno uscendo brufoli ovunque. Quindi non capisco che cosa mi vuoi dire pelle, cosa mi vuoi dire? Però
però penso che sia normale, anzi una fase transitoria. Fatemi sapere se è così, lo spero, perché cioè, è il colmo. Più mi lavo, più mi vengono i brufoli. Vabbè. Beh, diciamo che la mia skincare routine è quasi finita, perché la mattina metto soltanto, oltre a lavarmi il tonico, il contorno occhi. E io in questo periodo sto usando questo qua di Shiseido. Però è quasi finito e infatti ne ho già pronto un altro, questo qua di Mulac, che mi è appena arrivato ma non ho ancora mai provato. Quindi questo qua di Shiseido. Io seguo una pagina che si chiama My Skin, se vi interessa la cura della pelle o se non vi interessa deve interessarvi, perché è molto importante, vi consiglio di seguirla su Instagram perché sono un gruppo di dermatologi e affrontano un sacco di tematiche. E spiegano un sacco di cose che il comune mortale non sa. Quindi, ad esempio, che la crema per il contorno occhi non si mette sulla palpebra perché è una pelle troppo sottile, questa qua, e sulla palpebra, quindi sotto e sopra, ma si mette tipo sullo zigomo intorno. E i principi attivi vanno comunque. Poi bisognerebbe picchiettare perché, cioè, ora. Non esageriamo, cioè. Che mi dite su. Ok. E infine metto la crema viso. Non uso una crema viso in particolare, diciamo che io ricevo spesso dei pacchi con prodotti beauty, eccetera, e mi piace provare ciò che mi arriva. Quindi, adesso sto utilizzando questa qua, me la sono portata via, Oros Age Positive. Allora, ragazzi, veramente arriva l'inverno, soprattutto dicembre, e io mi vedo le rughe, mi vedo vecchia, soprattutto particolarmente perché mi va via l'abbronzatura. Quindi, è una cosa che sento molto in questo periodo. Mi ricordo che lo sentivo anche l'anno scorso, però poi sono andata nelle Filippine, mi sono abbronzata. Passato tutto, ero di nuovo una giovincella, però quindi prendo la crema e quello che io personalmente faccio per stenderla è fare dei 4 punti, 2, 3 e 4. So perché io questa cosa l'ho vista da una crema che avevo una volta, c'erano le istruzioni d'uso. Ok? E poi la stendo così, tirando. Non ha molto senso come cosa, però per me aveva senso come Bene, la mia skincare è terminata, ragazzi. Ah, tra parentesi, volevo far vedere il mio porta saponi, detergenti, che mi è stato dato sempre da Douglas. Ed è un appendino di questo materiale di plastica che contiene tutto. Qui sotto ho la crema viso e questa è una maschera di bellezza e delle maschere di tessuto da applicare. Poi qui tengo il latte detergente, altre creme, il contorno occhi e quassù i dischetti di tessuto che vi dicevo. Quindi skincare routine terminata, pensavo di impiegarci molto di meno, ma a quanto pare sono molto chiacchierona come al solito. Quindi vi farò vedere nel prossimo video il mio daily makeup routine, quindi come mi trucco, ma non trucco, la mattina per prepararmi la giornata. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!